Newsline. Filo diretto con l'informazione. Segui Teleradio Appula per tutte le notizie nel dettaglio. www.teleradioappula.com. Iscriviti dal sito al canale Telegram. Torna a tremare la campagna e nello stesso tempo di riflesso anche la vicina Basilicata. Questo pomeriggio alle 17.09 una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata avvertita in Irpinia, ma non solo. A darne conferma i sismografi dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Gli esperti hanno identificato l'epicentro a Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Il sisma ha avuto una profondità di 14 km. Ad avvertirlo di più i residenti di Sant'Angelo dei Lombardi. Segnalazioni sono arrivate anche da Salerno. Non ci sono state al momento altre scosse. La pagina dell'INGV aggiornerà in tempo reale su tutti i movimenti tellurici in corso. Ben più intensa invece la scossa registrata questa mattina a Gubbio in Umbria. Uno sciame sismico ha colpito il centro Italia. Il terremoto più importante ha avuto un magnitudo di 4.2. Oggi in Puglia su 9.984 test effettuati sono stati registrati 567 casi positivi con una incidenza del 5,7%, ieri era del 6%. Sono stati anche registrati 11 decessi, ieri erano 23. I ricoverati sono 1260, 61 in meno di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.373.878 test. Sono 38.736 pugliesi attualmente positivi sul totale di 245.945 conteggiati dall'inizio della pandemia. I nuovi contagi sono 120 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia Bat, 136 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 71 in provincia di Taranto, un caso di provincia di residenza non nota. I decessi sono 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Complessivamente i pugliesi morti per Covid dall'inizio della pandemia sono 6.254. In Basilicata sono stati analizzati 1.484 tamponi molecolari, 120 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 117 appartengono a persone residenti in regione, lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso, con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 541. Sono 119 le persone ricoverate negli ospedali lucani, 6 meno di ieri, delle quali però solo 9, come ieri, in terapia intensiva. 5 all'ospedale San Carlo di Potenza e 4 al Madonna delle Grazie di Matera, con 187 nuove guarigioni, in totale 19.335, il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 5.142 a 5.072, 4.953 in isolamento domiciliare. Centinaia di giovani si sono assembrati anche dopo le 22 davanti ai locali a ridosso del lungomare di Bari, nella zona Umbertina, uno dei luoghi della movida barese. Sui social alcuni residenti hanno pubblicato video e foto che documentano gli assembramenti verificatisi nel primo venerdì della Puglia in zona gialla. In alcuni si vede anche l'intervento di una pattuglia della polizia municipale che viene sonoramente fischiata dai presenti. Numerose le proteste degli abitanti che da anni chiedono la delocalizzazione dei locali di ristorazione massicciamente presenti nella zona e lamentano il frastuono prodotto dai clienti fino a notte. Nei prossimi giorni sicuramente si allenteranno le restrizioni sul coprifuoco, ma fino a quando ci sono le regole in questa città vanno rispettate, ha commentato il sindaco De Caro. Dopo quello che è accaduto, sono scese in campo tutte le forze dell'ordine per mettere ordine alla città. Le regole, dice ancora il sindaco, vanno rispettate per la tutela della salute di chi sta per strada, di chi sta a casa ad aspettare chi sta per strada e anche per la tutela delle attività economiche che piano piano stanno riaprendo, ha concluso De Caro. In occasione dei 100 anni della nascita della squadra di calcio, la Polisportiva Moliterno ha presentato la maglia del centenario a tiratura limitata e che potrà essere prenotata e spedita da e in ogni parte del mondo. Durante la conferenza stampa che si è tenuta al Cineteatro Pino è stato presentato anche il docufilm realizzato da Cubo Produzioni, che racconta la storia di una delle tradizioni calcistiche più antiche della Basilicata, con un incrocio di testimonianze, di colori, di gioia e di quel passato nostalgico che di fatto ha contribuito alla crescita economica e sociale di un'intera collettività.
Il comune di Gravina in Puglia si tingerà di blu questa sera per ricordare l'importanza di accendere i riflettori sulle disabilità intellettive, la sclerosi tuberosa, della quale oggi, sabato 15 maggio, è celebrata la giornata mondiale di sensibilizzazione, è una malattia rara, cronica e al momento senza cura specifica che colpisce un individuo su 6.000 provocando formazioni tumorali benigne in vari organi del corpo. L'iniziativa è stata promossa su richiesta dell'associazione Sclerosi Tuberosa APS, attiva sul territorio nazionale sin dal 1997 con progetti di ricerca e di sostegno a quanti siano affetti da questa patologia. Anche in questo frangente, commenta il sindaco Alessio Valente, siamo in prima linea, seppur simbolicamente, per manifestare tutto il nostro supporto alle attività promosse da questa associazione che, come tante altre, si impegnano anima e corpo per rompere la spirale del silenzio nella quale cadono spesso le persone affette da tali patologie. 16 persone sono state denunciate in stato di libertà dalla magistratura nell'ambito di controlli effettuati dai carabinieri in provincia di Potenza. Le denunce sono state decise a vario titolo per reati in materia d'armi e circolazione stradale. Inoltre, 9 persone sono state segnalate alle prefetture competenti per uso personale di stupefacenti. È stato colto sul fatto e arrestato il pregiudicato 57enne responsabile dei danneggiamenti e dei furti avvenuti nelle scorse notti sulle autovetture parcheggiate nel centro cittadino e che tanto avevano generato preoccupazione e timore nei residenti della zona a Taranto. Grazie alla chiamata al 113 di un soleste cittadino per segnalare la presenza di un uomo con cappellino e guanti che si aggirava tra le auto in sosta nella zona ospedale vecchio nel centro del borgo Umbertino, i poliziotti hanno sorpreso il ladro mentre, dopo averlo infranto il finestrino di una Peugeot, rubava dal suo interno un monopattino elettrico e 2 fari alogeni. Indosso sono stati recuperati 2 torce, un coltellino a seramanico e nella tasca appoggiata sul monopattino un'ingente refurtiva probabilmente rubata nelle ore precedenti da altre auto parcheggiate sempre in quella zona che presentavano uno dei finestrini infranti. In casa sono stati trovati alcuni degli indumenti indossati nelle notti passate per compiere i furti, come rilevato dalle immagini estrapolate nei giorni scorsi dai sistemi di videosorveglianza di attività commerciali presenti nel borgo. Giallo è il colore di una Basilicata che sta contenendo il numero di contagi da Covid-19, ma anche quello del tufo, la pietra che racchiude la storia dei rioni Sassi e dei musei su arte, segni e testimonianze del passato, ad accompagnare la presenza di alcuni turisti a Matera, che nel 2019 è stata capitale europea della cultura. Si tratta per ora di piccole comitive di italiani che hanno deciso di pernottare nel fine settimana. Numeri ovviamente lontani dal boom degli scorsi anni, ma che rappresentano comunque il primo segnale di ripresa della filiera turistica, con prospettive giudicate interessanti per le prenotazioni di giugno e luglio. A Potenza è cominciato poco fa il weekend Johnson & Johnson per le vaccinazioni agli over 50. Ieri sera, in breve tempo, sul sito dell'ASP, azienda sanitaria di Potenza, sono state raggiunte le 1100 prenotazioni previste. Le operazioni del nuovo hub vaccinale del capoluogo lucano, che è aperto proprio oggi nella palestra Rocco Mazzola di via Roma, stanno procedendo regolarmente anche grazie alla divisione delle prenotazioni in fasce d'orario differenti, e il presidente della regione Basilicata Vito Bardi ha annunciato che l'iniziativa sarà replicata anche nel prossimo fine settimana. Lo stesso governatore con un tweet ha poi messo in evidenza che in Basilicata sono state superate le 250.000 vaccinazioni su 291.000 dosi finora consegnate. Ieri ha aggiunto: siamo stati la migliore regione d'Italia per popolazione vaccinata. La Basilicata, ha ricordato Bardi, è tra le 12 regioni che hanno somministrato almeno la prima dose al 100% del personale sanitario. Vediamo le previsioni meteo per quanto riguarda il weekend su Puglia e Basilicata. Al mattino saranno diffuse le velature su entrambi le regioni, ma senza rischio di fenomeni, localmente sprazzi sereni più ampi. Nel pomeriggio prosegue con tempo stabile, ancora velature sparse su molte zone, sviluppo di debole nuvolosità sul basso Appennino Lucano e sull'alto Foggiano, ma senza rischi di fenomeni. In serata bel tempo ovunque, velature in allontanamento, debole nuvolosità in Appennino. Temperature in aumento, le massime con punte di 25-26 gradi sul Tavoliere, Bat, Barese, Collina Materana, poco più contenute su quello ionico e Salento. Minime stazionarie fresche all'alba nelle zone interne. Venti localmente tese le correnti di Libeccio, ponente su Monti Down e lungo l'Appennino. Da metà giornata si rinforzeranno i venti meridionali sul versante ionico e lungo la Puglia Adriatica. I mari in generale tutti mossi o localmente poco mossi, i mari più orientali.
Segui Teleradio Appula per tutte le notizie nel dettaglio. www.teleradioappula.com. Iscriviti dal sito al canale Telegram. Newsline. Filo diretto con l'informazione. Modo comunicazione e marketing. Solo progetti mirati per potenziare il vostro business. Uso integrato dei media, giornali, radio, internet. Modo comunicazione e marketing. Obiettivi concreti e vantaggio solo per la vostra azienda. Chiama un nostro consulente al 328 83 56 598. Modo comunicazione e marketing. Solo strategie di valore.